Ma te pare che mo tutte le escursioni devono finire così, non si può, No, eh? No, ogni volta, mo, sì, guarda. non è questa la strada. No, mo, ogni escursione finisce a tarallucce e vino, anche se qui il vino c'è, ma è tarallucce non ci pensa per niente. C'è di tutto meno che tarallucci. Buongiorno, sicuro che è accesa? Oggi è 14. No, perché stava a lampeggiare, è accesa sicuro, guarda. Sì. Sì, perfetto. Eccoci anche oggi su Sentieri di Montagna. Oggi è domenica 14 novembre 2021. Dopo il giretto di ieri a Vei, oggi siamo sui Monti Lucretri. Andiamo a fare il Serrapopolo, ma non per la via che fanno tutti, eh. Abbiamo trovato questo sentiero non riportato sulle carte del parco. Infatti, guarda quanto è ripido, chi c'è via qua? Oh. Cioè, in pratica siamo partiti subito in salita e ripida ripida. Stiamo andando a far Monte Serrapopolo, famo un anello inedito, mai fatto, sempre su sentieri non segnati. Infatti c'è, cioè, senti là, mi sono creato una traccia da solo. E dicevo, dopo finita l'escursione ci fermiamo, già ci siamo parcheggiati all'area picnic. Se il tempo ci assiste, e se famo esercizi, c'è anche Carla, Loretta, Augusto sta davanti, c'è anche il cane Cheta, Petina, c'è come dice Caio? Daniele, Vincenzo e Anita. Cinzia e Antonella stanno ai bracieri, loro a mezzogiorno accendono il fuoco, sempre sperando che danno fuoco a tutti gli ugrelli. Lascia in mano il fuoco a due donne. C'è poco da fidarsi. Vabbè, se vediamo più avanti, oh. Benissimo ragazzuoli, abbiamo raggiunto la sella tra il Monte Serrapopolo e il Colle della Foresta. Il Serrapopolo qui alla mia destra, ecco, qui alla mia destra. Alla sinistra invece c'è il Colle della Foresta. E questa è la sella tra le due montagne. Di fronte abbiamo il Pellecchia. Che spettacolo qua. Adesso noi tiriamo qui per la vetta del Serrapopolo, poi riscendiamo dall'altra parte. Ecco, invece qui c'è il sentiero che vi porta su al Colle della Foresta, poi scende, va a Casale Bruciato, Cimacoppi, e vi porta pure a Urbino. E vi porta a Urbino, voglio camminare qua. È cominciata la salita verso il Serrapopolo. Non si sente per niente, Riusciranno i nostri eroi? Oh, ma mai sto più a barra, ma mai manco niente. Ho tagliato, erano le 4:30 di stanotte. Mi sono svegliato, non c'avevo sonno, ho detto, ma mi faccio la barba, via. Oggi sei ancora più giovane del Sì, e solito. me la sono levata e già me l'ha stufato. Era un esperimento, era. Dai, vince con sta macchinetta fotografica, che foto ce le devi fare. Allora, vi racconto una barzelletta, oh, ma al volo, al volo. Si incontrano due amici dopo tanti anni, fa, oh, come stai? Bene, bene, dice, ma come va la vita? Certo, pensa che ultimamente a me e mia moglie ci hanno preso a fare i film di porno. Dai, è veramente bello! E te che ruolo c'hai? Io faccio il marito che va a lavorare. Sono il telecamera, me, faccio ogni presa. Eccolo il gruppo che sale compatto, vi presento le due gemelle. Eccole, vedete? Una Prossima volta e ce due. Le leggiamo. gemelle, le chiamano le gemelline perché Come? stanno sempre insieme, poi Inizia, stanno cominciamo. Fare sempre attenzione. piano piano. Ma cazzo c'avete da dire? Tante cose. E quindi ne sono Tutta una vita da raccontare. E quindi Porca ne sono miseria, successi e vedi da pezzi lontano, all'opera. quando cominciano a parlare piano, stanno sicuramente a parlare male di No, qualcuno stiamo qua in mezzo. parlando. Sì, sì, No, sì. no, quello se lo famo prima. No, no. Lo facciamo sulla macchina. Ah, in macchina, mettere il microfono in macchina, io guarda, sono proprio curioso di sapere quello che dite, guarda. Abbiamo talmente uno storico dietro di vita che ci abbiamo ben altro da qualche volta raccontare. che nascondo il microfono, Dai, voglio sapere proprio quello che dite su di me, io già lo immagino, No, guarda. guarda, te parla più Sì, ancora adesso lo dici. Mi pare 1181. Benvenuti sul Serrapopolo, venite con le mani alzate così, dai, vai, venite, venite, tutti con le mani alzate, olè, vetta del Serrapopolo, tutti a festeggiare, comunque l'ho preso per culo, non è questa, è quell'altra. No, a me basta la lotta. No, a me basta.
Ci avete creduto? Ti ho detto che sopra il Sera Popolo c'è la croce e qui non la vedi. Ti ho detto che se la sono fregata. Ah, vabbè. Ecco il mio via di spalle. E l'altra? Ce n'è un'altra ancora? No, guardate che panorama. Questo è il Pellecchia. Questo è la Cimacoppi. Quello della foresta. Laggiù si vede il velino. Guarda che nebbia che c'è. Quello si chiama. Quando c'è la nebbia bassa si chiama. Ve lo dico, non mi ricordo. La cosa, porca miseria, come si chiama? Mannaggia la miseria, c'ha un nome, c'ha. Io l'ho beccato un sacco di volte sui Sibillini. Inversione termica, bravissimo Vincenzo. Quella si chiama inversione termica, quando sotto è nebbia e sopra stai al sole, oppure non c'è nebbia, capito? Inversione termica. Un applauso a Vincenzo, io non me sono ricordato. Eccola qua, questa è la vera vetta, no quella di prima. No, vetta del Serra Popolo, eccola qua, o come dice il waypoint del GPS, Serra Popolo. Ecco, sta croce l'avevano buttata, io l'ho segnata, non sono riuscito a trovarla, poi ce l'ho rimasta, qualcuno è riuscito a recuperarla. Guardate che spettacolo! E il Solatte si vede sempre, il Solatte dove vai? I Sabini, i Reatini, guarda laggiù il fondo, i Sibillini, la Lata, guarda laggiù il Sasso, sì, velino silente. Guarda, se siete appena per giù il Monte Amaro, si vede tutto giù il fondo, lui si va giù il fondo. C'è un po' di foschia, siete poco, se no si vede tutto quanto perfetto. Si è addirittura la maglietta. Oh, eccoci qua, Serra Popolo. Oh, questa è vera però. Sì, eccole. Serra Popolo, Pellecchia, Cimacoppi, Gennaro, ecco laggiù il Gennaro. Spettacolo, sentite il venticello fresco che tira, olè! Ok, abbiamo lasciato la vetta e facciamo un giro d'anello, riceveremo verso Colle e Fonte Valle Pecoraro, poi da lì, senza una scandriglia, prendiamo un altro sentiero che ci riporta all'aria picnic, non mi ricordo passione, c'è sta, aspettate, ma guarda che nuvolone nero, non è proprio nero, ma andiamo per venticello. Ok, siamo entrati nel boschetto, adesso ce ne andiamo verso la fonte di Valle Pecoraro, anche sulla cima di Valle Pecoraro, cima e fonte, poi riscendiamo dalla fonte. Ok, sta qui sotto, che ci mettiamo un quarto d'ora a raggiungerla, guarda, io dico sempre di meno così non si spaventano. Ecco la custarella che oggi si è messa a fare da tappo, sempre. Oggi fai il tappo, fai tacca e punta. Mi sto riposando veramente. È una passeggiatina. Mi sto riposando. Sono contento, con la faticaccia da ieri. Mi sto riposando. Abbiamo fatto solo dalla macchina, alla vetta del Serra Popolo, in 2,5 km di salita. Avevamo fatto almeno 500 metri di salita. Perché adesso in 2,5 km lo siamo fatti proprio. Vabbè. Siamo proprio super allenati. Sì. E ora stiamo scendendo lungo il bosco, vedete, con gli altri là davanti, fino a raggiungere la sella tra il Serra Popolo e il Colle Valle Pecoraro, fra poco. Ma che c'è in questo? Che c'ho? Un'idea? Un preservativo, che c'ho? Eccoci qua, siamo alla sella fra il Serra Popolo e il Colle Valle Pecoraro, che è questo qua. Quello è il Monte Pelato, quello è il Monte Gennaro, Monte Morrone della Croce, quello è il Monte di... no, di... il Monte degli Elci, quello là, con laggiù il Solatte. Ed eccoci qua, il Serra Popolo alle mie spalle. Con un timido sole. Cheta? Cheta, vieni qua. Cheta, vieni qua. Vedete Cheta? Dove vai? Vieni qua. Ed eccoci arrivati al fontanile di Valle Pecoraro. Sì. Prima di venire qui sono stato da solo sulla cima del Colle Pecoraro, ora non l'ho ripresa, ma se andate sulla traccia di Piccolo che volete annarci, la seguite e vi porta sulla cima del Colle Pecoraro. E questo invece è il fontanile di Colle Valle Pecoraro. Da qui vedete il sentiero che sale, questo va a scandriglia, ma noi non lo prendiamo, che segniamo sugli alberi, noi lo prendiamo, ci andiamo a prendere quell'altro sentiero che va lì e ci riporta alla fonte Passionero. Guarda. Guarda Cheta, oh, quando esci te sta a sgrullare, eccola di portacci, guardala, levati, ma fatta il bagno, per dispetto niente pranzo,
Dai Cheta, fate il bagnetto, vai. Ho detto il bagnetto, non le sgrullate. Ma è fredda? Se che gli frega a lei. Oppla, giù, dentro, dai. Vai dentro Cheta, vai. Ale. Fatte una nodata, va. Attenzione a quando esce che si sgrulla. Fate tutti, scappate tutti. Prendi, vada Loretta, vada Loretta, sì. Prendila. Sgrulla vicino a Loretta, ecco. Sgrulla vicino a Loretta, vai. L'hai capito che più scappi. Allora, dal fontanile di Valle Pecoraro prendete il sentiero davanti a voi e seguite Augusto col campanaccio, non ve perdete, sentite. Questo è tutto il giorno così fa, eh. Senti, cos'è? C'è peggio della mucca col campanaccio. Mica si perde. Tu senti, senti il campanaccio, non sai mai se sta arrivando. Augusto sta arrivando il montone, la mucca, quello che sia. Ancora. Tutto il giorno, tutto il giorno. Che da? Com'è andato il bagnetto? Ecco Loretta freddolosa. Mo casca, sa? Esagitato, vedi? Ed ecco anche Anita, detta Anita. A secondo se vado aggiungo o doleva una N, fate voi. Ed ecco Carla e Daniele, sono siamo persi. Che sta a fa, oh? Pensai che volevi attaccarmi, volevi. Eccoci qua, immersi nel parco regionale dei Monti Lucretri. Con questo pezzetto di strada concludiamo l'anello fino alla fonte Passionero, dove aspettano sarcicce, bistecche, bruschette e cose varie. Oh, c'è sta Carla e Loretta stanno a dieta. Pensate. Oggi niente vino, solo acqua. Sì, c'hanno minimo 2-3 bottiglie di vino, c'hanno. Ci stanno i calzoni, la pizza, i bistecchi, la pancetta, il formaggio, il salame. Sì, già si abbatte le mani, ma quale dieta? Ma perché mi vuoi sempre... mi vuoi sempre... Si è accesa la luce, sì. Sì. Perché siamo i più due che c'è il tipo di più. Manamana. Tutta gente se film c'è sta cazzo. E da che da ieri che sei questo cazzo di manamana? Manamana. Vabbè, allora raga. L'escursione è finita. 7 km e 100 anello del Serrapopolo inedito perché abbiamo fatto noi, non lo fa nessuno. No. Aspetta. Poi 2 ore, quasi 3 ore, ma ci avevamo messo 2 ore e 40. Ha detto aspetta, ha detto aspetta. E mo vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma e abbassa la Lazio. Però mo. Ma che cazzo è cascato? La prugnetta. Dopo l'escursione guardate un po' dove stiamo. Arriviamo, ha detto se qualcuno vuole il vino se dobbiamo avvicinare. Niente, vabbè, arriviamo un'altra volta a farsi le esercizi, guarda, questo è il fuoco, e qui c'è sta tutto, regà, e purtroppo voi con noi a camminare ci venite e manco magnate. Guarda che vinello rosso, va. Nuovo da Carla, No. Nuovo da Carla, Mo non ti faccio bene, no, mo non ti do il vino. Non ti do né vino né cosa. No, non te non vino. Sì. Non capivo che mi fai un'altra volta così. Guardate la roba che hanno portato. Qua, una busta dietro. Ma quanto cazzo devo stare qua? Ma non andiamo stasera. Guarda che roba. Guarda la roba che hanno portato. Dico, pensavo andiamo stasera. Una busta piena. Un tavolo pieno il vino. Ma raga, il vino rosso, va. Finisce qui il video, Ok, ve porto alla tavolata, qui si stanno a mangiare tutto. Ho Invece, peggio dei carnivori, guardate chi c'è. Clara, guarda! Oh, Clara, manchi solo te, Porta 78 sarcicce quando vieni, se no te fammi entrare. 78 minimo. Guarda qui che affamati. Oglietto di coso, da duscia. Pizza de Corchiano, sarcicce de Ostia, pancetta de Fidele, peperoni del Locos. Non so buoni questi. È arrivato subito il prete, ha detto di no. Mamma mia, Augusto da Todi, però ti mangi, non so buoni ma ti mangi però.